Benvenuti a questo primo episodio di un nuovo appuntamento per tutti gli amici del Centro Studi Machiavelli, un video podcast con il quale discutere dei principali temi d'attualità, delle più importanti questioni politiche e culturali, con ospiti speciali. Scoprite nella descrizione come seguirci. Partiamo subito con l'ospite di oggi, deputato Guglielmo Picchi. Buongiorno Guglielmo Picchi, deputato della Lega, già sottosegretario affari esteri nel precedente governo. C'è stata subito, diciamo, notizia di queste ore in cui ci parliamo, la liberazione di Silvio Romano. Ci sono state molte polemiche legate alla sua vicenda, lo sappiamo. Ho notato questo, che sia il primo ministro sia il ministro degli esteri sono andati lì, hanno accolto, hanno dipinto la cosa come un grande successo dello Stato, però ecco, i critici, e mi ci metterei anch'io, notano che non è così un grande successo nel momento in cui si sono pagati, non sappiamo perché non ci sono delle fonti ufficiali su questo, però si sono dati dei soldi, probabilmente milioni di euro, a dei criminali e terroristi. Quindi tutti felici per il ritorno di questa ragazza, però non so come la vedi tu, forse non è esattamente un grande successo dello Stato italiano e della nostra nazione. Cosa ne pensi? Ma guardiamo intanto il bicchiere mezzo pieno, che è il ritorno a casa di una nostra connazionale. Di questo bisogna sicuramente rallegrarci e di tutti gli sforzi che anche io stesso, quando stavo al governo, insomma, abbiamo messo in campo per riportare a casa Silvia Romano. Certamente ci sono tanti punti che meritano un approfondimento. Io giudico sbagliato lo show che è stato fatto, sarei stato molto più morigerato nel mostrare così apertamente, insomma, il ritorno di Silvia dalla prigionia. Ho letto anche di polemiche tra il ministro degli esteri e il presidente del Consiglio che, insomma, hanno fatto le cose una all'insaputa dell'altro, per cui Di Maio si è molto innervosito per il tweet con cui Conte annunciava la liberazione. La famiglia stessa pare non essere stata avvisata prima. Non credo sia un grande successo dal punto di vista strettamente di intelligence, perché a quanto pare sono i servizi segreti turchi che sono riusciti a prendere in custodia dai rapitori Silvia Romano, per cui i nostri 007 avrebbero solo fatto l'ultima parte finale, ossia molto probabilmente la parte, diciamo, del pagamento del riscatto. Credo che, come tutti questi casi, sia giusto riportare connazionali, sia giusto festeggiare il loro ritorno in patria, però magari bisogna, insomma, essere più cauti nel futuro e magari anche avere linee di azione più trasparenti. Ieri c'è stato un errore di comunicazione, secondo me, molto, molto grave, che ha, insomma, si è piegato quasi alla causa dei rapitori di Al-Shabaab, gli ha dato una passerella comunicativa, insomma, su mediatica molto, molto importante. Io questo lo trovo sbagliato. Ma ci sono altri punti da approfondire e soprattutto, voglio dire, perseguire coloro che hanno effettuato materialmente il rapimento. Però questo è il compito che abbiamo di fronte nelle prossime settimane. Godiamoci ancora qualche ora insomma, della gioia del ritorno in patria di questa connazionale. Tutte le polemiche che sono sorte sulla conversione, insomma, sono polemiche che lascio a chi le vuole fare. Ciascuno è libero di convertirsi alla religione che vuole. Certamente pone altri interrogativi che sarà giusto, insomma, noi stessi analizzare per evitare di ripetere errori in futuro. Sì, del resto non si può colpevolizzare una persona che è stata rapita per la sindrome di Stoccolma, però come dicevi,
Per sfruttarlo poi come passerella politica, spettacolarizzare, mostrare al mondo tutto questo, si fa un grande favore comunicativo ai rapitori e terroristi. Questo sicuramente è qualcosa che si poteva evitare. Dicevo, tu sei stato un anno e mezzo a Farnesina, cioè convissuto con il Movimento 5 Stelle. Uno dei motivi, dei temi su cui c'erano più spesso dei litigi tra la Lega e i 5 Stelle in materia di politica estera è il rapporto con la Cina. Tutta la questione del 5G della nuova via della seta. Abbiamo visto che anche con il nuovo governo, quindi con i 5 Stelle alleati con il PD, questa tendenza ha perso praticamente l'argine della Lega. Abbiamo avuto Di Maio che ha descritto la Cina come nuovi alleati. L'abbiamo visto che la Cina è stata presa a modello anche sulla gestione della pandemia. Si è detto che la nuova via della seta salva le vite e così via. Cosa pensi di questa deriva, diciamo così, dell'Italia verso un rapporto sempre più stretto con una grande nazione, importante partner commerciale, ma pur sempre un regime comunista, cosa che sicuramente sta anche preoccupando molti nostri alleati, oltre, penso, a dover preoccupare anche i cittadini di una democrazia come quella italiana. Ma la Cina è un grande paese, non puoi non avere relazioni commerciali, diplomatiche e di ogni altro tipo con un paese grande come la Cina. Questo è indubbio, è inserita nelle filiere produttive di gran parte delle nostre aziende e di gran parte delle aziende del mondo, per cui i rapporti con la Cina sono necessari. Quando sono stato al governo come Lega, insomma, sono stato credo il primo a sollevare il problema delle criticità di aderire al Memorandum of Understanding sulla via della seta e ricordo che quando mostrai i miei dubbi perché i documenti non circolavano, non si aveva piena trasparenza di quello che oltre al Memorandum of Understanding l'Italia andava a firmare, fui ripreso subito da tutti i media internazionali. La mia posizione portò a ridimensionare molto il numero di accordi firmati, soprattutto la loro portata, e furono molto edulcorati dal punto di vista del contenuto, cioè fatti molto più consoni all'interesse nazionale che non proni alla Cina come erano i documenti originali. Certamente il Movimento 5 Stelle ha dimostrato in questi anni di governo di essere molto vicino alla Cina, questo non sorprende, un movimento che ha deficit democratici interni molto, molto grossi, è chiaro che guarda tutta una serie di modelli come il modello cinese, guarda verso una democrazia compiuta come quella del Venezuela di Maduro e non ci sorprende anche che durante la crisi del Covid-19 in Italia sono arrivati anche i medici cubani e l'Armata Rossa che nemmeno nella Seconda Guerra Mondiale era mai arrivata sul nostro territorio. Per cui avere rapporti con la Cina sì, ma grande attenzione perché si è visto come i cinesi abbiano utilizzato molta propaganda negli aiuti che ci hanno mandato. La Cina è il principale responsabile di quanto è avvenuto nel mondo, della pandemia. Ha peccato di trasparenza, ha peccato di non comunicazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con gli altri governi, facendo arrivare informazioni in ritardo e queste informazioni sono cruciali, erano cruciali per salvare centinaia di migliaia di vite. Questo la Cina non l'ha fatto e credo che tutta la comunità internazionale debba insieme pretendere dalla Cina un'inchiesta in cui ottenere le risposte perché ci sono stati tutti questi ritardi e questa mancanza di trasparenza da parte loro. Sì, fa molto, molto specie che in una fase in cui stiamo vivendo un momento drammatico, con delle responsabilità, come dicevi tu, oggettive della Cina, perché in realtà il virus, la pandemia è un evento naturale che non si può imputare a nessuno, però il rallentare la risposta a questa pandemia in un momento in cui noi abbiamo grandi strumenti medici, grandi tecnologie che potevano essere utilizzate per arginare, lì la responsabilità c'è, proprio in questo momento vediamo che alcuni invece cercano di
dipingere la Cina come una sorta di salvatrice del mondo e nuovo punto di riferimento. È molto strano, però è quello a cui ci hanno abituato, ecco. E tu, oltre ad avere questa grande esperienza nel campo degli affari esteri, hai una carriera precedente, diciamo così, in importanti banche di investimento. Quindi non posso esimermi anche da farti la domanda, visto che l'economia è forse adesso. Forse addirittura più della crisi sanitaria, la crisi economica può diventare il tema centrale dei prossimi anni. Come vedi la situazione? C'è tutto questo grande parlare anche di risposte dell'Unione Europea, qualcuno che dice che si sta andando verso la strada giusta, altri che dicono di no. Come la vedi? Ma certamente la crisi economica è il tema che questo governo e che tutti noi dovremo andare a affrontare nei prossimi mesi. Io sono estremamente preoccupato perché mentre nel paese reale le conseguenze del Covid-19 dal punto di vista economico sono ben chiare, ben note, e tutti gli imprenditori, i lavoratori hanno ben compreso qual è la gravità della situazione, non mi pare che all'interno del palazzo ci sia questa consapevolezza. Come Parlamento abbiamo votato lo scostamento da 55 miliardi per poter fare una manovra economica da 55 miliardi e far arrivare aiuti veri a imprese e lavoratori, quindi al paese reale. Purtroppo passano le settimane, ma quello che doveva essere il decreto aprile ha cambiato nome in decreto maggio. Oggi siamo l'11 di maggio e ancora il decreto non ha visto la luce. Quindi io sono molto preoccupato pensando che i lavoratori autonomi hanno percepito i 600 euro con molto ritardo, la cassa integrazione straordinaria ancora non è arrivato, l'accesso al credito per le piccole aziende è molto estremamente difficoltoso, i famosi 25.000 euro è un procedimento estremamente burocratico e molti imprenditori si sono visti dire di no. Credo che quindi, insomma, dal punto di vista italiano stiamo fallendo su tutta la linea e qui le responsabilità sono chiare. Perché chi governa la responsabilità di immettere liquidità nel sistema. Si è sventolato tanti strumenti europei che possono essere utili per dare liquidità al mercato, i vari SURE, MES, la Banca Europea degli Investimenti. Tuttavia sono strumenti che arrivano tardi, che hanno bisogno di meccanismi per poter essere messi in piedi. Sul MES è nota la posizione della Lega, la mia stessa, quindi non mi dilungherò a criticare il MES, ma prendo atto che se anche lo strumento diventasse operativo, come ha detto la Commissione europea a partire da giugno, il MES stesso non potrebbe erogare più di 5 miliardi di euro al mese. Il fabbisogno dello Stato italiano è molto superiore, c'è bisogno di altre cifre per rimettere in moto l'economia. Però non bastano solo i soldi, perché i soldi in teoria ci sarebbero. La realtà è che c'è un'incapacità di legiferare in modo semplice per far sì che questi fondi arrivino all'economia reale. Gli imprenditori per ripartire hanno bisogno di regole certe, e mi pare che il governo sia in una morsa insomma, di negoziazione interna, di resa di conti che non permette di fare questo decreto legge e di far arrivare i fondi all'economia. Per cui veramente tanta preoccupazione perché reggere un mese per l'economia reale del paese è possibile, due comincia a essere difficoltoso, però andando verso l'estate, sapendo che ci sarà il crollo del turismo, il crollo dei consumi, interi settori, penso alla ristorazione, all'hotelleria, avranno cali drammatici, beh, insomma, dobbiamo fare molto di più e non mi pare che la risposta sia nazionale che dell'Unione Europea sia all'altezza delle aspettative dell'Italia e degli altri popoli. Dicevi fallimento a rispondere alle difficoltà economiche, molti, mi ci metto anch'io, penso anche un fallimento a rispondere a quella che è stata la crisi sanitaria, l'arrivo dell'epidemia. L'ultima domanda però, alla luce di questi fallimenti, perché secondo te ci dicono i sondaggi la popolarità di Conte è alle stelle allora? Ma io non credo sono sempre stato scettico sui sondaggi, non credo che la popolarità di Conte sia
là dove la indicano i sondaggi. È chiaro che chi è al governo ha avuto un'esposizione mediatica clamorosa, ma è anche vero che no, tutto l'impatto, la violenza economica deve ancora dispiegare tutta la sua forza. Quando questo arriverà in pieno, beh, non credo che la popolarità di Conte rimarrà molto alta, anzi, crollerà rapidamente. Hai detto bene sulla gestione dal punto di vista sanitario, insomma, siamo al limite tra, non voglio usare parole, se non fosse una cosa grave, insomma, siamo di fronte a una comicità, veramente una farsa clamorosa. Dopo 2 mesi si scopre che il commissario Arcuri parla oggi di reperire reagenti per poter fare i tamponi. Ecco, questo che è notizia di oggi, abbiamo indetto la gara per recuperare i reagenti per fare i tamponi. Questo ci dice quanto male questo governo abbia gestito questa crisi. Conte a fine gennaio ci disse: fidatevi di noi, non c'è bisogno di chiudere tutto il paese. Beh, dopo 31.000 morti e oltre 250.000 persone che sono state infettate dal virus, la crisi sanitaria è sotto gli occhi di tutti. Quella economica dispiegherà nelle prossime settimane una violenza che purtroppo non si batterà sui cittadini e sulle imprese, sui lavoratori e farà molto, ma molto male. È uno dei grandi problemi di questo paese, che non c'è mai la responsabilità e non c'è mai qualcuno che paga. Grazie mille Guglielmo Picchi e a risentirci a presto. Grazie a voi, ciao a tutti.